conosciuto col nickname, con il mio nome, ed eccoci qua a un'analisi di uno sfracello, di un disastro epocale. Ovviamente c'ho un computer. Allora, dove, non si sa neanche dove eravamo rimasti. Eravamo rimasti che qui avevo fatto comunque insomma, un segnale di un trade, che effettivamente questa era l'area short, ed è andato giù, 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 giù. Allora io, poi onestamente avevo detto che comunque avevo chiuso perché avevo paura di un rimbalzo, non ho più segnalato perché poi diventavano tutti trade short intraday. Che comunque la paura di un rimbalzo da un momento all'altro dal momento all'altro era grande, però io comunque ho provato lo stesso a shortare, a shortare, a shortare, che è una cosa orribile da fare, ma purtroppo anche perché devo proteggermi dalle posizioni spot, che a questo punto siamo tutti abbastanza stressati come portafoglio, non c'è niente da fare. E quindi com'è la situazione qua? La situazione è gravissima. È gravissima perché abbiamo lo Standard & Poor's che ha perso i 4K, che era anche il livello oltretutto psicologico, cioè se andiamo a vedere sul giornaliero, tanto vabbè, adesso che i mercati hanno chiuso, perché sto facendo adesso un video perché hanno appena chiuso, Wall Street ha appena chiuso, quindi possiamo tirare le somme di questa giornata terribile, ecco. Vedete, questo era il punto. Diciamo che quasi in ritorno, vedete, un anno fa esatto. Un anno fa esatto, qui era probabilmente partito l'annuale, tutto questo annuale qui, che adesso, beh, potrebbe essere semplicemente in chiusura, eh? Potrebbe essere in chiusura e vabbè, fa il minimo, poi riparte, però sinceramente sono poco, poco fiducioso. Anche il Nasdaq, vedete, Nasdaq, anche lui, ciao, qui ha perso il minimo addirittura di marzo, Nasdaq. È andato a perdere il minimo di marzo, cioè di più di un anno fa. E cosa abbiamo sotto? Mettiamo anche il settimanale, proprio per vedere un attimino una finestra più allargata. Se ce la faccio. Vabbè, non lo so. E, boh, rimane comunque una situazione abbastanza grave. Cioè, beh, niente. Non lo so, mi è sparito settimanale perché ho rimpicciolito la finestra per fare il video. Si vede che va sotto, vabbè. Anche sul giornaliero siamo, cioè, si vede bene com'è la situazione, eh? Cioè, non è che serva una gran linea di ingrandimento. Cioè, questo è il periodo del Covid, crash, ripartenza e questi sono i livelli praticamente di settembre, novembre, da dove è partita. Cioè, qui c'è stato praticamente un V-shape recovery, hanno pompato denaro, nastro, eccetera, eccetera. Primo momento della bull run, che vedete è il top di questo momento qua, il 2 settembre del 2020, è uguale al top che abbiamo, è al bottom che abbiamo adesso. Quindi sostanzialmente ci siamo bruciati un anno e mezzo di rialzi del Nasdaq. Che comunque questo qui ovviamente era pilotato, poi c'è stata questa barra e adesso siamo entrati nel vivo di questa barra di congestione che può anche scendere fino a 10K o questa zona qui, che se andiamo a vedere con l'S&P, vediamo, facciamo un paragone con l'S&P, S&P in realtà è un po' più su, infatti l'S&P ha perso un anno diciamo di capitalizzazione, invece il Nasdaq ne ha perso già di più. L'S&P è un po' messo meglio, infatti questo è stato il suo V-shape recovery, che è arrivato a 3600 e vedete c'è una zona ancora inesplorata qua. Se va avanti così ci arriva, se va avanti così ci arriva e non è che sia uno scherzo, perché sarebbe un altro meno 10%, e se andiamo anche al bottom di questa zona, un altro meno 20% per l'S&P, che comunque ha già fatto un gloriosissimo meno 17 e soprattutto nell'ultima mossa qua, cioè senza proprio mai un respiro sostanzialmente su qualche rimbalzino ha già fatto un meno 15. Perché bisogna guardare questi perché contano loro, contano gli indici, c'è poco da fare, abbiamo capito che Bitcoin non è super mega correlato, non c'è niente da fare, cioè per ora è così e bisogna mettersela via. Perché per dire l'inflazione, eccetera, le banche centrali, il Bitcoin dovrebbe essere contro tutta questa roba, dovrebbe andare per conto suo, ma siamo correlati, vedete, questo è il movimento
che abbiamo fatto da questo top finto, che sembrava che si ripartisse un nuovo annuale, eccetera, abbiamo perso oltre il meno 20% sul Nasdaq, che è tantissimo, Rischio, calcolate che c'è roba come l'Apple che vale 3.000 miliardi dentro, cioè pensate quanti miliardi sono stati fumati, 27 miliardi, 27% dal top. Allora, visto questo, siamo già messi male. Allora, l'unica roba che può salvarci adesso e darci un po' di respiro e farci fare un bounce sono i dati dell'inflazione che sono dopodomani, dell'inflazione americana, che però sono quelli comunque di aprile, non di quelli di maggio. Sicuramente magari adesso è diminuita l'inflazione a maggio, perché comunque qui abbiamo l'indice del dollaro che è in super all time high, ovviamente tutti si stanno riparando sul dollaro, dollaro forte aiuta anche l'America con l'inflazione ovviamente, perché non solo deve fare quantitative tightening, aumentare i tassi, ma dice abbiamo il dollaro forte e quindi riusciamo a scalare, perché loro cosa fanno? Un dollaro forte riescono infatti ad abbassare anche le materie prime. Vedete, anche il gold non se la sta passando male. Prendiamo un altro che non è pasticciato. Aspetta. Ce la faccio, ecco. Che non è pasticciato. Vedete, cioè, siamo in crisi, ma il gold scende. L'oro scende. È sceso anche parecchio anche lui, Perché comunque non è che fa movimenti stratosferici l'oro. Eppure lui ha perso, da questo movimento qua, ha già perso 7%, 8%. Dal top, quando c'è stato l'inizio della guerra, diciamo, ha già perso l'11, che però vedete comunque l'oro resiste, però perché perde? Perché c'è il dollaro troppo forte, però il dollaro troppo forte è una manipolazione ad hoc, è una manipolazione ad hoc atta anche perché loro hanno problemi con l'inflazione, hanno problemi a gestire tutta questa montagna di triliardi stampati e dicono noi teniamo l'euro forte e il dollaro forte. E cosa dicono alla Lagarde? Non alzare i tassi, manda il malore al tuo euro e poi quando noi magari ci siamo sistemati, allora forse veniamo a darvi una mano. Perché comunque vedete l'euro come è messo, l'indice dell'euro. Se andiamo a vedere l'euro-dollaro è sempre laggiù, cioè nell'oblio del profondo. Perché comunque la banca centrale europea non ha ancora alzato i tassi. E nonostante siamo ancora a tassi zero, anche l'indice per dire prendiamo il DAX, prendiamo un DAX non pasticciato, ecco, questo è il DAX, no? Cioè, con tassi a zero, che sono rimasti a zero, siamo già in crash, cioè siamo già prendendo i livelli anche sul DAX. Quindi immaginate quando la banca centrale alzerà i tassi, che fine faranno gli indici europei, che sono già in crash, anche con una politica espansiva. Figurati, è perché alla fine dicono gli americani fanno quello che vogliono, no? Quando ci sono le grosse crisi, vediamo se possiamo andare a vederlo. Andiamo di nuovo sull'indice del dollaro, no? Vediamo se si può vedere un po' lo storico, proprio. Quando ci sono le crisi, loro pompano, no, il loro dollaro, perché cosa fanno? Prima pensano alla loro politica interna, alla loro, insomma, di tenere la forza interna della loro struttura. Pensano a loro stessi, no, gli altri vadano tutti in malora, se c'è l'inflazione noi stampiamo ma noi la teniamo un po' a bada e poi quando comunque le cose si sistemano poi lo facciamo scendere, quando lo facciamo scendere poi diamo le briciole anche alle colonie, no, che siamo noi, gli diamo un po' di respiro, boh, ci interessano più le esportazioni, non l'economia interna, eccetera, adesso loro interessa cosa? È che rimettere a posto i disastri che hanno fatto in economia interna, che hanno esagerato con l'inflazione, hanno esagerato con la stampa. Vogliono l'occupazione, cioè la massima occupazione, ma vogliono anche la bassa inflazione e vogliono cercare magari nel modo possibile di non far crashare troppi mercati, perché altrimenti dovrebbero alzare magari 2, 3, 4 punti percentuali e figurati, e fare un quantitative tightening esagerato e buonanotte, buonanotte a secchio, cioè va tutto in malora, già sta già andando tutto abbastanza in malora, ma in realtà neanche poi così tanto. Perché finché Standard & Poor's per dire a questi livelli ci sta ancora salvando la situazione, si sta ancora salvando. Il problema è se poi inizia a perdere anche questi, cioè, perché tutta questa zona qua è pura bull run. Dal 2020, cioè da diciamo novembre, che siamo ripartiti, da novembre 2020 a ecco, questo top qui.
10 maggio 2021 è praticamente pura bull run, senza quasi momenti di scarico, cioè bull run, cioè, ma scarico, ripartenza, in V-shape recovery. E se andiamo a prendere il nostro caro Bitcoin, adesso guardiamo solo Bitcoin, vediamo tutte le somiglianze. Ecco, le somiglianze, eccole qua, che qui dove eravamo qui, vedete? Ormai non si vede neanche, ma è qui che è partito tutto, lo stesso periodo dove è partito lo Standard & Poor's, eccetera, del novembre 2020. Stentavamo di andare, tentavamo ancora di rompere i mitici 20K, che erano il top del 2017, diciamo, eravamo qua in barra, e poi, come sono partiti gli indici in bull run, è partita anche la nostra giga bull run da qua. È partita il primo pezzo della Giga Bull Run, abbiamo fatto il nostro 100%, e credi da qui, da questi minimi qui, che cosa c'è? Sono gli stessi minimi che stiamo ritestando più volte, ogni crash, ogni scarico, vediamo, vedete, sempre questi minimi qua, facciamo un disegnettino, tutta quest'area di minimo. Ecco, è il nostro, cioè, supporto sul nulla totale, perché già gli indici hanno comunque qualcosa. Noi niente, assolutamente niente. Qui c'è un piccolo sghiribizzolo, ma proprio piccolo, e poi c'è questo. E questo è a 19K, cioè da qui, da dove siamo adesso, è il delirio. Un altro meno 40%, praticamente da buttarci su sotto un ponte. E andremo a fare il nostro gloriosissimo meno 75. Purtroppo è una possibilità vera, perché io comunque, anche negli altri video, diciamo che speravo comunque che ci fosse di nuovo un altro rimbalzo, che questo non fosse il top, perché comunque questo è stato molto scarso come top. È chiaro, che poi bisogna anche vedere tutto quello che sta succedendo nei mercati, le guerre, quantitative tightening, eccetera. Però se andiamo a vedere, ad esempio, dal top al bottom che abbiamo avuto qua, ci abbiamo fatto a malapena un 0,38, che è proprio una bear flag pura questa. Quindi era bruttissima, perché vuol dire top e crash, appunto. Quindi la speranza, vedete, 52,50, andavamo in questa zona qui con un altro piccolo top, e poi ce la potevamo giocare in equilibrio. Allora magari il prezzo poteva arrivare qui, facciamo magari qualche altro disegnetto. Ah no, qui magari ad esempio facciamo un altro toppino qua, anche senza tanta forza, però cioè lateralizzavamo qua, poi riuscivamo a fare così, poi magari facevamo così, così. Questo no, questo no, era comunque improbabile. Facciamo una roba più realistica, cioè che magari ripartivamo, facevamo il nostro piccolo top e poi ce la giocavamo magari così, no? Magari anche con uno scarichetto, poi a fine anno, ecco. Questa era un'idea che aveva anche una probabilità, diciamo, relativamente alta. Cosa succede invece qua? Succede il disastro, perché a questo punto questa è una pura bear flag, purissima, 0,38 bear flag, non è 0,5, diciamo che più o meno più probabile l'equilibrio, 0,6 probabile addirittura anche un ritorno verso i massimi, ma questa è una schifezza che infatti ci ha portato di nuovo a questo livello, non l'abbiamo neanche tenuto e boom, giù. E adesso siamo veramente agli inferi, siamo messi malissimo. Perché ora, diciamoci la verità, adesso siamo veramente estremi. Domani, cioè dopodomani, dovrebbero esserci i dati dell'inflazione. Se sono positivi, potremmo avere una piccola possibilità che la Fed magari cioè, tolga un po' la stretta economica. Magari dice, vabbè, facciamo così, prossimo mese invece che alzare 0,5, alziamo solo il 0,25, il prossimo mese invece che fare un quantitative tightening aggressivo lo facciamo più blando, e allora potremo avere un rimbalzo. Un rimbalzo non si sa dove, però, non si sa dove, perché comunque la situazione è grave. Poi bisogna vedere i dati di giugno dell'inflazione. Allora,
visto comunque come stanno pressando, visto come Thor è forte, visto comunque come riescono a contenere le materie prime, se siamo fortunati, anche magari il dato di giugno potrebbe essere positivo e a quel punto i mercati saranno veramente all'orlo del baratro. Io sto facendo una visione che è mia, non ha niente a che vedere, cioè non, cioè è solo un'idea. Prendetela solo come un'idea. Quindi, se domani, dopodomani abbiamo un dato decente, le previsioni danno un'inflazione per la prima volta dopo mesi inferiore, cioè abbiamo avuto 8,5% nell'ultimo mese scorso, che era il massimo, e le previsioni danno un 8%. Sarebbe già il primo segno di inversione, però è tra l'altro del mese scorso, quindi arrivano in ritardo. No, questo speriamo dia un attimo di respiro, o comunque già il dato in sé dia un po' di positività ai mercati. A questo punto potremo fare un piccolo rimbalzo, anche perché siamo veramente estremi. Siamo veramente estremi, però il rimbalzo dove? Cioè del gatto morto, perché io adesso, se vedo questo rimbalzino qua, adesso la visione è ribassista, cioè anche se eravamo qui eccetera si diceva sì siamo ribassisti, però in realtà non abbiamo mai perso i minimi, no, avevamo anche questa trend line ascendente che stava tenendo, comunque i minimi erano crescenti anche rispetto a questa zona qui che comunque era, diciamo, adesso siamo ancora un pochino sopra questi minimi, però ormai abbiamo perso questo, abbiamo perso questa struttura, comunque questa struttura fatta, diciamo così, l'abbiamo completamente persa al ribasso e anche in maniera grave. Quindi questa praticamente era una bear flag pura. Cioè, se appunto la mia visione si confermava, cosa bisognava fare? Al massimo facevamo così e poi andavamo qua, guardate, era perfetto il top 52 e poi magari si riscendeva, eccetera. Invece no, è finita qua, l'abbiamo persa. Persa questa, vedete come abbiamo perso praticamente una percentuale tale che era quasi la larghezza del canale, 23%. Vediamo quanto grande era questo canale. 30, vabbè. No, vabbè, ma qui andiamo anche sulla parte, Mario anche l'ho disegnata male, vediamo in centro a caso. Sì, vabbè, 30, quindi vuol dire che potremmo ancora scendere, anche perché in effetti fatto 30, no, fatto 30 come minimo. È probabile che si faccia 31, nel senso contrario, nel senso che ormai i minimi sono 29-28, i dati sono dopodomani, quindi può darsi che abbiamo ancora un'altra bella giornata ribassista, bellissima, e allora a quel punto quando è lo scarico che dice vabbè basta, dobbiamo vedere almeno un 29 davanti, se no che senso ha? Ormai siamo arrivati a 30, come fai a non vedere un 29 davanti prima di trovare una base? Non ha nessuna logica, no? Quindi effettivamente adesso possiamo arrivare proprio ai minimi qua, a un 29, 28 e 8, roba proprio al limite del disastro. Ecco, infatti sarebbe 39%. No, infatti cosa avevo calcolato prima? Guardate. Ah, sì, dalla rottura della base, vabbè. Avevo calcolato dalla rottura della base, giusto. Ecco, 30%. Come il canale. Sono sempre quelle le misurazioni a spannometriche. Quindi, dopo dati dell'inflazione, qual è l'unica cosa che può salvarci? L'unica cosa che può salvarci è dati dell'inflazione dopodomani positivi, piccolo rimbalzo, poi si tornerà di nuovo in barra, schifo, eccetera, eccetera. Speriamo di reggere, speriamo di reggere. Poi dati molto positivi di giugno, che sarebbero relativi a maggio, guardate che aprile e maggio è stato un disastro, con l'indice del dollaro altissimo e tutti gli asset che sono crollati, eccetera, quindi teoricamente l'inflazione potrebbe effettivamente essersi un po', diciamo un po', rallentata, no, in America, non in Europa sarà il disastro, perché appunto noi stiamo svalutando anche l'euro in confronto del dollaro, eccetera, e paghiamo sempre di più tutte le materie prime, ne lasciamo perdere, noi siamo appunto gli indigeni, le colonie che dicono: beh, voi fate schifo nel frattempo che noi ci mettiamo a posto, voi tenete l'euro che vale carta straccia, noi intanto facciamo le nostre robette, poi se ci mettiamo a posto, la nostra economia interna, ci mettiamo a posto, eccetera, allora poi forse c'è qualche briciola quando abbiamo recuperato l'economia, veniamo anche a aiutarvi. Questi sono gli accordi, perché sennò perché la Lagarde non ha alzato ancora i tassi? Perché sono tutti accordi così, che noi siamo delle colonie, siamo gli indigeni.
E quando c'è un problema in madrepatria, cosa si fa? Si va dalle colonie non so, a prendere quello che si può prendere e a sfruttarle, e poi se rimane un tozzo di pane, cioè, lanciamo il tozzo di pane anche agli altri, stati bravi, lanciamo le bricioline, però quando hai finito di mangiare, questa noi siamo l'Europa. Vabbè, ogni tanto divago. Beh, detta questa. Poi l'unica speranza, l'unica per non crashare sotto i 20K, perché dopo quella è l'unica, è che a giugno ci siano finalmente dei dati molto positivi sull'inflazione. Se va avanti così, senza anche crashare, può essere perché col dollaro così forte, le materie prime che stanno scendendo in denominatore dollaro, i mercati che sono stressati perché il mercato stesso, cioè il valore di un azionario comunque sale anche perché via dell'inflazione, no? Cioè l'inflazione è alta. Se tu vai a prendere appunto il classico valore dello Standard & Poor's e metti come denominatore qualcos'altro, prendiamo, vediamo se riesco a farlo al volo così. Vabbè, devo. Facciamo così, aspetta. Vediamo se riesco a farlo al volo. Ecco, vai a prendere il denominatore oro nel tempo, non è che abbia fatto granché, cioè, se prendi il denominatore oro, questa è la bolla in dollari, questa è la bolla in oro, cioè, siamo praticamente a livelli sotto di tanti anni, vedete la differenza? Cioè, questo è se il denominatore è il dollaro. E sale, 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 sale perché c'è l'inflazione, no, ovviamente. Quindi anche il dollaro si svaluta, il denominatore si svaluta. Qui scende, scende, scende anche perché il denominatore, dollaro, si sta rivalutando, magari artificiosamente, ma lo sta facendo. Mentre se guardiamo in proporzione all'oro, non sta facendo niente da anni l'indice, cioè non è che sta facendo chissà che, non fa niente da anni, rimane lì, galleggia. E tutta questa bull run, la bolla, bla bla bla, sono cagate, cioè alla fine non sta facendo niente di che. Quindi, questa è l'unica speranza per riuscire a salvarci, perché a quel punto poi cosa succede? A quel punto magari ci salviamo, non andiamo sotto i 20K, magari a giugno dicono, vabbè, non facciamo più quantitative tightening, eccetera, teniamo fissi i tassi, anzi diamo un piccolo spinta prima all'economia, prima che crashi tutto, boh, magari si riparte. E si fa qualche mese positivo e si riesce a evitare il collasso. Ma se non lo si riesce a evitare e l'inflazione rimane alta, loro spingono ancora con il rialzo dei tassi, con il quantitative tightening, c'è anche magari un altro piccolo cignetto nero qua e là, tipo la guerra va ancora più da schifo, non oso immaginare se poi c'è Taiwan che attacca, la Cina che attacca Taiwan, oddio mio, ecco, e niente, questo è il nostro livello, si scende qua sui 20K. 19-20K, cioè come il 2018. Quindi, vabbè, mi sono dilungato facendo un sacco di bla bla bla, come al solito. Per questo video è tutto e ci sentiamo alla prossima. Ciao!